vedere com'è il sottopasso? Questo è il sottopasso di via Capponi, eccolo, questo è il sottopasso di via Capponi, in fondo a via Capponi. È una cosa vergognosa. A parlare la rabbia di alcuni residenti di via Capponi e via Tripoli alle porte di Arezzo, che questa mattina hanno avuto un amaro risveglio a causa dei disagi dovuti al violento temporale che questa notte si è abbattuto sulla città. Stiamo combattendo con quest'acqua che ci sta entrando per via del problema che c'è del sottopasso. Cioè, il sottopasso cos'è? Ci sono delle fognature che praticamente non sono all'altezza per far venire tutta l'acqua che scorre. Cioè, sta venendo l'acqua da su, non è che sta venendo l'acqua da qui. E noi ci troviamo ogni volta che vengono queste burrasche pieni i fondi, perché il sottopasso, lei dovrebbe vedere, io se l'ha visto il filmino, ho fatto il filmino, è pieno. Se ci si trova una persona lì sotto, affoga. Volete vedere com'è il sottopasso? Questo è il sottopasso di via Capponi, eccolo, questo è il sottopasso di via Capponi. Consideri che ci vanno i bambini a scuola, passano in continuazione. Se succede in un momento che ci si trovano i bambini sotto che piove in quel modo, cosa viene fuori? L'acqua praticamente arrivava dove c'è quel ciuffettino di erba secca e qui arrivava fino su, fino a qua circa, e praticamente risboccava qua e andava a finire sulle abitazioni. Questa è la situazione nel 1 settembre 2017 in via Gino Capponi. Ora voi ditemi se è possibile avere una situazione del genere ogni volta che piove con questo sottopasso. L'acqua che arriva da quella strada in cima, che è via Capponi, e l'acqua che arriva da via Tripoli, praticamente finisce tutta in questa zona e a noi ci arriva tutta a casa. Il problema qui, sì, sono le piogge torrenziali come vengono adesso, ma il problema è che l'acqua, mi sta bene, rimanga nelle strade, ma non può entrare in casa della gente, e soprattutto quando si allaga il sottopassaggio non sbocca l'acqua da nessuna parte, arriva completamente al soffitto del sottopassaggio, e molto spesso a sto giro non è riuscito perché ha smesso di piovere, praticamente risbuca anche dalla in cima, dal cornicione rosso. Io nel 2004 ero qui, che mi arrivava lo scroscione e mi prese un vigile, perché sennò io venivo portata via dalla corrente. E qui se c'era un bambino moriva annegato o un anziano.